Bentornati su TV Prato, sta per avere inizio il secondo tempo. La prima frazione si è conclusa in favore del finale ligure per 2-0 sul campo del Turri di Scandicci. I ragazzi di Alessandro Grandoni devono adesso disputare 45 minuti di altissimo livello per andare intanto a ridurre le distanze e poi a cercare almeno il pareggio in quello che è una sfida a salvezza davvero importante, anche se per quanto fatto vedere al Turri i ragazzi di Pietro Buttu possono puntare ben oltre la salvezza anche grazie a un quartetto di giocatori offensivi davvero molto interessanti. Tanto seguiamo questa azione, perché anche nel primo tempo, dopo 20 secondi, i giallorossi sono andati subito al gol. Stavolta non si fa sorprendere la difesa dello Scandicci. Due sostituzioni per Alessandro Grandoni che si sommano a quella già effettuata nel corso del primo tempo, quando il portiere Lenzi ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Al suo posto è entrato Jacopo Nigro, sono usciti anche Alessandro Scela e al suo posto è entrato Gianmarco Moriconi, è uscito anche Matteo Martini, al suo posto Santucci. Vedremo come andrà a ridisegnare la sua squadra mister Grandoni. Non dovrebbe essere cambiato molto dal punto di vista tattico, però si è spostato Martinelli come centrale, Moriconi va a fare il terzino sinistro, mediana come vertice basso, adesso c'è Gori, trequartista Saccardi con Ceretelli interno sinistro, Dario Santucci va a fare coppia con Ceretelli e con Castellani in attacco. Intanto ha messo in fallo laterale Antonelli. Gori riceve il pallone di prima intenzione, prova ad imbeccare Saccardi, palla che però termina oltre la linea laterale, c'è stato un tocco. Intanto si sono scontrati Saccardi con Conti, è finito a terra il terzino ospite, ovviamente tutto a gioco fermo, è tutto fortuito. Il lancio per Santucci, Martinelli lascia l'incarico della rimessa laterale, non è entrato Gianmarco Moriconi, reduce dalla splendida stagione con il Seravezza, lui che è cresciuto nel settore giovanile del Livorno. Attenzione a Castellani per Santucci, il contrasto con Antonelli, poi arriva Capra a chiudere, che ha cambiato fascia rispetto al primo tempo, qualche cambio tattico anche per mister Buttu. La discesa da parte di Scalia manda il pallone direttamente in fallo laterale. Si sono scambiati di posizione Capra e Genta. Adesso il numero 7 agisce sulla fascia sinistra, Genta è spostato sulla destra, è diventato forse un 4-5-1 quello di mister Buttu, che ha chiuso la prima frazione con un 4-2-3-1 posizionando l'ala a ridosso delle due punte, a ridosso della punta Virdis. Castellani, arriva la chiusura di Antonelli, come al solito impeccabile, difensore centrale ligure, su di lui anche Santucci, consegna il pallone adesso a Leo, prova la percussione, va giù Leo, c'è fallo, messo, lo ha agganciato Capra, punizione da posizione interessante, da lì Leonardo Gori può proporre un pallone molto appetitoso per i compagni, si allontana comunque Gori e sul pallone rimangono Francesco Ceretelli e Michael Pucci. Ovviamente uno può calciare con il destro, l'altro con il sinistro, rimane solo Ceretelli. Palla vicino al vertice dell'area di rigore, da lì si può anche calciare in porta e può farlo Francesco Ceretelli, che vanta un ottimo mancino, però più probabile la soluzione tesa verso l'area piccola, dove spetterà ai saltatori dello Scandicci andare all'assalto della porta di Gallo. La rincorsa di Ceretelli, la traiettoria in effetti era interessante, è intervenuto l'ala a mettere in calcio d'angolo per il quarto corner in favore dello Scandicci. Ancora Francesco Ceretelli, batte il corner dalla destra, tutti disposti lungo la linea di porta, i giocatori dello Scandicci. Questa volta la traiettoria del numero 7 classe 2000 è lunga per tutti e quindi è rimessa in favore del finale ligure.
una rincorsa di Gallo. Deve migliorare qualcosa anche sui palloni alti. Lo Scandicci è andato spesso in difficoltà, specialmente nella prima parte del primo tempo. Adesso recupera palla Gori, allontana Conti, salta Leo, Gori di testa per Saccardi, Saccardi punta Ferrara, l'ultimo a toccare è Ferrara, non è così secondo l'assistente del direttore di gara, quindi rimessa che viene assegnata al finale. Virdis forse con il fallo, tutto regolare secondo il direttore di gara. Allora Leo riparte da Nigro, controllo di Nigro e poi con il mancino imbecca subito Santucci, è staccato però altissimo Antonelli, come al solito impeccabile di testa. Meacci in anticipo su Virdis, colpo di testa e poi c'è il lancio da parte di Scalia in direzione di Virdis, anticipato dall'uscita di Nigro. Intanto lotta Santucci con Scarrone, tutto regolare secondo il direttore di gara. Chiedono il fallo ai sostenitori di casa. Adesso Lala, tentato la verticalizzazione per Genta, è bravo però a recuperare il pallone, ne è entrato Moriconi. Adesso il lancio di Scarrone costringe Nigro ad uscire fuori dall'area con i piedi. Ferrara ha dato a Capra, Scalia di prima intenzione per Ferrara, lungo il lancio per il terzino sinistro classe 99, uno dei giovani della squadra di Pietro Buttu. Pucci prolunga di testa Castellani, ancora impeccabile Antonelli, stavolta però con il fallo secondo il direttore di gara Pistarelli, quindi calcio di punizione in favore dello Scandicci, che ha cominciato con un buon piglio questo secondo tempo, ma deve diventare più incisiva nell'area avversaria la formazione di Alessandro Grandoni per andare a riaprire il match. La punizione di Pucci, chiede palla a Castellani lungo la linea dei difensori ospiti, lancio è verso Santucci ma ancora uno straordinario Antonelli, ritrovato il pallone. Martinelli, lancio è lungo per Santucci e così può uscire e far sua la sfera il portiere ospite Andrea Gallo. Rinvio di Gallo, Meacci vince il duello con Virdis, mette giù il pallone Gori che va a sinistra dal neo entrato Moriconi. Martinelli, Santucci ha dato per Saccardi ha dato, scusate, per Gori, adesso imbeccato da Leo sulla destra. Pucci preferisce tornare all'indietro, ma è un buon segno quando si riparte così dal portiere, vuol dire che gli avversari si stanno difendendo bene, stanno coprendo al meglio gli spazi e le punte non riescono a farsi vedere. Adesso il lancio di Conti, ma c'è un fallo ai danni di Lala, calcio di punizione in favore del finale ligure. Proprio con Pietro Buttu alla guida, squadra ligure è stata protagonista di un grandissimo campionato nella passata stagione, quinto posto. Attenzione Lala, lancia Virdis che è partito sul filo del fuorigioco oltre l'ultimo difensore, secondo il direttore di gara, o meglio secondo il suo assistente Bertozzi, che alza la bandierina per fortuna dello Scandicci, perché sarebbe stata un'azione molto pericolosa. Santucci con il petto per Saccardi, vince il contrasto ma poi allontana Saba. Capra, adesso Meacci, sterzata di Meacci, il lancio di Martinelli in direzione di Castellani, ma si alza anche la bandierina di Lorenzini, altra segnalazione dubbia, stavolta a sfavore dello Scandicci. È pronto il quarto cambio nella squadra di Grandoni, uscirà Leonardo Saccardi, al suo posto Borezza. Lo Scandicci sostituisce il numero 11, Saccardi. Se Saccardi è una seconda punta, Borezza riveste il suo ruolo naturale, quello di trequartista nel 4-3-1-2 di Grandoni, che non ha alterato il modulo dopo i cambi della ripresa. Il colpo di testa di Leo, che adesso si è spostato come interno sinistro. Conti non si fida contro Santucci e mette in fallo laterale
Scandicci più intraprendente in questa ripresa, rimessa laterale proprio per Santucci, e costringe Antonelli a spedire il pallone in calcio d'angolo. Con una volta le rimesse di Marco Leo risultano insidiose per gli avversari, stavolta anche ben lontano dall'area di rigore. Ha innescato Santucci con il suo lancio, il numero 8 di casa, ex rignanese, tornato a Scandicci per guidare la formazione di Grandone alla ricerca della salvezza. Adesso il colpo di tacco proprio di Leo, che ha toccato forse con un braccio, ha spinto ai danni di Scalise. Proteste da parte di Scalise, arriva il direttore di gara a chiarire. È circondato da molti giocatori, da capire cosa sia successo all'interno dell'area. Forse si sono scontrati due. Ci è parso di vedere un intervento cattivo o irregolare da parte di Marco Leo. Leo viene chiamato comunque dal direttore di gara, che vuole un chiarimento tra lui e Scalia. Lungo chiarimento verbale tra i tre, si arrabbia Scalia, che forse voleva un provvedimento nei confronti di Leo. Comunque passano secondi, se ne sono andati i primi 11 minuti del primo tempo. Il finale ligure conduce ancora per 2-0 al Turri. La rimessa, il calcio di punizione è di Andrea Gallo. Deve uscire dal campo perché forse perde sangue il capitano del finale ligure. Perde sangue da un labbro e probabilmente lo scontro con questo freddo non servono nemmeno colpi particolarmente forti. Deve essersi scontrato con Leo e questo è il motivo della sua rabbia in precedenza. Intanto col finale ligure momentaneamente in 10 ci prova lo Scandicci, si scontrano Capra e Cerretelli. È bravissimo Capra, lo aggancia in entrato Burezza. Calcio di punizione netto in favore della squadra ospite. Schiata anche il cartellino qui Burezza, perché la palla era lontana, se n'era andato con autentica finezza Edoardo Capra, classe 88. Calcio di punizione di Antonelli. Interviene Pucci, ma ha consegnato il pallone a Capra. Il dribbling di Capra, nuova sterzata di Capra, che poi va a destra da Genta. Attenzione a Genta, è affrontato da due avversari, su di lui Moriconi. Genta è costretto ad avvicinarsi alla bandierina, allontanarsi dalla porta. E bravo Moriconi, qui a chiuderla, a mettere il pallone in fallo laterale. Va anche a rincorrere il pallone per accelerare la battuta Gianmarco Moriconi, ottimo il suo ingresso in campo per l'ex Seravezza. Ancora a bordo campo e quindi momentaneamente in 10 il finale ligure. Conti, cross con il mancino, allontana però la difesa dello Scandicci. Ci prova Castellani, che salta elegantemente Saba, punta la difesa avversaria, la affronta frontalmente, arriva di gran carriera a Cerretelli, pallone dato a Santucci per Cerretelli, arriva ottima la chiusura di Antonelli, il solito Antonelli che comanda la difesa davvero con gran senso dell'anticipo, con senso della posizione, indubbiamente tra i migliori in campo. È stata stavolta utile la sua chiusura per anticipare Cerretelli in quella che poteva diventare un'azione molto pericolosa dello Scandicci, grazie all'accelerata di Castellani, che ha saltato Saba sulla tre quarti. Ha provato a cogliere di sorpresa la formazione ospite. Scalise rientrato in campo e serve Capra con l'esterno destro da Saba, che si è inserito in avanti. Si trattava di Virdis, scusate, Scalise, ecco Virdis, aggancia il pallone, arriva davanti al portiere, va giù Virdis, c'è ammonizione per simulazione, forse c'è stato il tocco di un avversario. Virdis si è lasciato andare in modo forse troppo plateale.
ma il tocco c'era stato ai danni di Virdis, che era stato ostacolato. Forse il direttore di gara ha giudicato che Virdis è rimasto in piedi in un primo momento, non è andato a terra subito, e ha ammonito l'attaccante ospite. Ha rischiato comunque anche qui lo Scandicci, perché con il suo aggancio Virdis si era liberato, presentandosi davanti a Nigro. Pucci. Aggancia Leo, che poi ha tentato di servire Santucci, recupera Conti e lancia per Virdis. È partito in posizione regolare Virdis, che punta Martinelli, poi va a destra da Lala, il cross di Lala per Genta, il controllo da parte di Genta, allontana Meacci, ancora Lala con il mancino, il cross sporca Gori, poi spazza l'area Meacci, stacca Santucci, colpito. Si trattava forse di Burezza, no? Di Santucci, colpito dall'intervento di Saba. Calcio di punizione netto. Si rialza Burezza, niente di grave per lui. Fa segno il direttore di gara che non è corretto il punto di battuta. Deve arretrare Meacci, passano altri secondi. Meacci lascia l'incarico di battere la punizione a Jacopo Nigro. Ricordiamo, Nigro ha sostituito l'infortunato Andrea Lenzi nel corso del primo tempo. Burezza tiene il pallone in campo, con il suo colpo di testa serve Ceretelli. Ceretelli non riesce a tenere la sfera in campo perché Antonelli la protegge e poi la lascia ad Andrea Gallo per il rinvio dal fondo. È pronto anche il primo cambio nella squadra di Pietro Buttu. Sta per entrare Pierfrancesco Figone, classe 96. Esce Renzo Scalia, il capitano della squadra di casa, probabilmente anche per il colpo ricevuto in precedenza. Senza fretta esce dal campo, forse con fin troppa calma. Il finale sostituisce il numero 4 Scalia con il numero 16 Figone. Va a posizionarsi come interno destro, è stato spostato Genta come interno sinistro di centrocampo, l'ala largo a sinistra, quello che è sempre un 4-5-1 per Mister Buttu, anche se i due esterni, Capra e a questo punto l'ala, agiscono molto alti, specialmente negli ultimi minuti. Lo Scandicci, dopo un ottimo avvio, non sta riuscendo a costringere l'avversario in errore metà campo. Adesso Santucci protegge il pallone con il petto, guadagna fallo, poi lancia immediatamente per l'inserimento di Moriconi, fermato dal tackle di Saba, utilissimo davanti alla difesa Saba. Rimessa di Moriconi per Leo. Leo lascia la sfera a Gori. Lancio di Gori per Santucci, è partito in posizione regolare Santucci, controllo di Santucci e punta Gori, all'indietro per Burezza, Burezza, le finte di Burezza, prova a guadagnare il fondo, guadagna un calcio d'angolo, è il sesto corner per lo Scandicci, tre ne ha battuti il finale ligure. Sta crescendo la formazione di Grandoni, che però deve essere più concreta nell'area avversaria. Rincorsa da parte di Burezza, non arriva all'interno dell'area, colpo di testa di Gori, palla oltre la linea di fondo, e di nuovo Gori a tentare la conclusione, sicuramente il più pericoloso dei suoi, sia nelle vesti di assistman, sia nelle vesti di tiratore, sia di testa che di piede. Sono state sue le uniche conclusioni verso la porta avversaria da parte dello Scandicci. Intanto è costretto ad uscire con i piedi fuori dall'area Gallo per fermare Castellani. Rimane in attacco lo Scandicci, la rimessa di Moriconi. Si
si smarca Gori, Morricone preferisce andare lungo da Santucci e di testa scivolato Burezza, Antonelli allontana, Virdis protegge la sfera, la recupera caparbiamente contro Gori, lo protegge, guadagna il calcio di punizione e Virdis sta facendo esattamente quello che serve. Una squadra che in vantaggio di due reti sta lottando senza palla, protegge il pallone quando lo riceve, attacca la profondità, un classe 85, sta facendo la differenza come l'abbiamo detto nel primo tempo, potrebbe farla, ci auguriamo che la faccia Vangi. A partire da gennaio Vangi, dopo la precedente annata proprio con la maglia dello Scandicci, ha tentato il salto tra i professionisti con il Prato, lui che aveva già giocato con il Prato in passato, ha trovato spazio adesso per lui, ritorno a Scandicci per cercare di fare bene nuovamente in Serie D. La rimessa affidata a Conti, ovviamente Vangi non sarà disponibile neppure per la trasferta di Lavagna di venerdì prossimo. Antonelli, colpo di testa da parte del neoentrato Figone, adesso sbaglia Morriconi, recupera Genta con il destro, l'ala ha provato a lanciare Figone, ultimo a toccare è stato proprio il numero 16 ligure, quindi la rimessa in favore dello Scandicci. Direzione di Santucci, trova il pallone di testa Santucci, forse l'intervento di Ferrara, non c'è fallo ai danni di Castellani, rimessa ancora in favore dello Scandicci, il lancio di Leo era in direzione di Ceretelli, chiuso da solito Antonelli, poi il colpo di testa di Meacci. Pucci pressato da Capra, commette fallo Capra, è stato bravo Pucci perché Capra stava per soffiargli il pallone. Lancio con il mancino da parte di Gori in direzione di Burezza, allontana Conti. È rimessa laterale in favore dello Scandicci, Gori, Morriconi, lancio di Morriconi, arriva l'anticipo di Saba, ancora Morriconi, ha provato a servire Ceretelli che si scontra con Saba, tutto regolare, il pallone però è sparato lontano dalla metà campo ospite, direttamente in fallo laterale, dà un'occhiata al cronometro Pietro Buttu, è pronto per lui il secondo cambio, entrerà in campo Samuele Roda, classe 97, vedremo chi sarà a lasciare il campo e soprattutto se il tecnico ligure vorrà operare il secondo cambio e andare a modificare l'assetto tattico dei suoi. Intanto fallo di Castellani, danni di Saba, eccolo qui il secondo cambio per i giallo-blu e per i giallo-rossi, esce Glenn Lala. Il finale sostituisce il numero 10 Lala con il numero 17 Roda. Quando siamo al 22esimo del secondo tempo, se n'è andata anche metà della seconda frazione e il finale ligure conduce ancora per 2-0. Si posiziona Largo sulla sinistra, viene riportato a destra Edoardo Capra. Svetta di testa adesso Meacci contro Virdis. Le finte del neoentrato Roda, chiuso da Pucci, Burezza, lancio di Burezza a cercare Santucci ma è irraggiungibile per lui il pallone, è costretto a uscire con i piedi fuori dall'area Gallo che rilancia, ancora Burezza di testa, con il mancino Genta stavolta non riesce a imbeccare Virdis, Pucci. Cerca un compagno disponibile Pucci. Si propone Burezza, l'ultimo a toccare, secondo l'assistente è stato Burezza, alla tribuna c'era sembrato invece di Saba, tocco che ha spedito la palla in fallo laterale, rimessa di Ferrara, stacca Meacci, Gori per Santucci, lancio di Burezza, intercettato da Ferrara, stavolta è indiscutibilmente dello Scandicci, la rimessa laterale. Ceretelli, Pucci, lancio da parte di Genta dove non c'è nessun compagno, adesso stacca Ferrara, bella giocata da parte di Sama che poi lancia in direzione di Roda,
Roda è scivolato Nigro. Roda recupera il pallone sulla sinistra, punta Pucci, va sul destro, il cross di Roda interessante alla destra per Capra, bravo anche stavolta Morricone a chiudere su Capra, va giù Capra che chiede il fallo, fa vedere il palastin con la scarpa, intanto fallo ed ammonizione anche per un giocatore del finale Ligure, si tratta del neo entrato Figone. Aveva perso la scarpa nell'azione precedente Capra, che probabilmente allora è venuto a contatto con il difensore di casa Morricone. Intervento comunque non giudicato irregolare dal direttore di gara, anche perché Morricone ha trovato principalmente il pallone. Adesso arriva anche il quinto cambio nello Scandicci, esce Leonardo Gori, al suo posto entra 10, Gori, Alessandro 15, Poli. Quando sono 25 i minuti sul cronometro in questa ripresa, va Marco Leo a posizionarsi come mediano. Intanto buona l'iniziativa, Santucci ha provato a servire Castellani, ma è arrivata la chiusura da parte della difesa Ligure. Saba con l'esterno destro, in becca a destra Capra, grande aggancio da parte di Capra che poi vede l'inserimento di Figone, ecco che raggiunge il pallone, fermato dall'ottimo intervento di Martinelli, recupera ancora Martinelli, Poli, Castellani. Con una finezza si libera di Conti, Castellani, crossa per Santucci, il pallone arriva a Ceretelli, la domestica della rete di Ceretelli, una gran rete da parte di Francesco Ceretelli al 26esimo del secondo tempo, ci sono 19 minuti più recupero adesso per lo Scandicci per andare alla ricerca del pareggio. Bella giocata da parte dello Scandicci, cross al centro servito da Castellani, Santucci ha favorito poi l'inserimento di Ceretelli, Ceretelli ha domesticato il pallone, è riuscito a prendere posizione, a coordinarsi, a calciare col mancino in modo imparabile per Andrea Gallo. Rimessa laterale in favore dello Scandicci, che adesso ci deve credere. Colpo di testa da parte di Ferrara, si scontrano due giocatori dello Scandicci, erano Burezza e Poli. Poi Martinelli recupera e dà a Burezza, arriva l'inserimento di Morricone, sprint anche Capra per ostacolare il numero 16 di casa, fallo di Capra e danni di Burezza, è rimasto a terra, arriva Martinelli a chiedere giustizia per il compagno. Arriva comunque la munizione per il numero 7 ospite, Leo a destra, il pallone poteva diventare pericoloso per Ceretelli, Pucci crossa, troppo non si alza il pallone, troppo basso il cross di Pucci, adesso Ceretelli ha dato di nuovo a Pucci che va da Leo, Leo di prima intenzione per Ceretelli, allontana Ferrara, partita adesso è diventata davvero interessante, Roda alza un campanile, Meacci e lotta con Virdis, fermato dall'ottimo intervento di Martinelli che da centrale sta davvero ben figurando. L'inserimento da parte di Roda, si trattava anzi di Figone, è stato agganciato in modo plateale da parte di Pucci, netto il fallo, giusta l'ammonizione per il numero 2 di casa. 73 i minuti sul cronometro. Finale Ligure conduce per 2-1, adesso guadagna una punizione da posizione interessante. Vicino al vertice sinistro c'è Alfredo Saba, pronto a calciare con il destro. Posizione simile a quella in cui in precedenza abbiamo visto Francesco Ceretelli servire un pallone tagliato all'interno dell'area ospite. Adesso toccherà ad Alfredo Saba provare a imbeccare un compagno, difende a zona la difesa dello Scandicci, era in corsa di Saba direttamente verso la porta e c'è la rete da parte di Antonelli, se non abbiamo visto male,
Proprio lui, sì, Niccolò Antonelli è staccato di testa, indisturbato all'interno dell'area dello Scandicci, ha messo in rete, si va a prendere l'abbraccio di tutti i compagni, una rete importantissima perché il 2-1 aveva ridato entusiasmo allo Scandicci. Scandicci che però commette la terza ingenuità di questa partita difensiva. Con il numero 5 Antonelli. E sono ingenuità che costano care, specialmente se fatte contro una diretta rivale per la salvezza, contro un finale ligure che è stato davvero spietato nello sfruttare le tre ingenuità concesse dalla difesa di casa. Facciamo 3-1 per il finale ligure e di gara di nuovo in salita per lo Scandicci, comunque non demorde, ci prova Cerretelli. Arriva Capra, di nuovo spostato sulla sinistra, molto intercambiabili i giocatori di Pietro Buttu, che dà un'occhiata adesso ai giocatori in panchina, possibile che arrivi presto un altro cambio. Martinelli, alza la testa Martinelli e poi serve sulla sinistra Moriconi. Moriconi chiude Figone ma spedisce la palla oltre la linea laterale e quindi è rimessa. Stava di Roda probabilmente, che ha cambiato posizione nuovamente con Capra, quindi Capra di nuovo a sinistra. Cerretelli chiuso da centrocampo del finale ligure, Virdis, Genta per Figone. Sterzata di Figone, poi restituisce il pallone ancora a Genta, prova a guadagnare il fondo Genta, si coordina per il cross, finta soltanto, poi la palla colpisce la bandierina e rimane in campo. Ci pensa Leo a spedirla in fallo laterale. C'è stato un tocco però e quindi la rimessa in favore dello Scandicci, che è stato colpito nel momento in cui stava andando con entusiasmo alla ricerca del pareggio. Adesso si fa dura anche per il morale della squadra di Alessandro Grandoni. Punizione di Leo a cercare Castellani. Castellani riceve il pallone, lo addomestica, tra due avversari, si gira con il mancino, para a terra Gallo. Si era proposto Santucci sulla sinistra, Castellani ha fatto tutto benissimo, poi a quel punto ha deciso di calciare in porta ma non è riuscito a dare tanta potenza al suo mancino e così parata a terra da parte di Gallo. Tanto c'è altro calcio di punizione in favore degli ospiti. Capra ha suggerito a Virdis di battere rapidamente. Virdis preferisce far passare i secondi sul cronometro e far battere la punizione con calma a Saba. Saba che ha confezionato l'assist in precedenza per Antonelli. Stavolta la posizione è leggermente più laterale, vedremo se saprà cavarsela meglio la difesa dello Scandicci, che nell'azione precedente, pur difendendo a zona, non è riuscita ad ostacolare lo stacco di Antonelli. Punizione battuta in modo simile alla precedente, la conclusione di Genta e c'è la rete da parte del finale ligure, ma c'è stato un fuorigioco probabilmente oltre l'ultimo difensore, c'era un giocatore degli ospiti che ostacolava la visione di Nigro, oppure Genta era oltre l'ultimo difensore sulla battuta. Conti recupera il pallone, calcia Virdis, dà per Capra, ancora Virdis e Capra, Virdis riceve il pallone di ritorno da Capra sul destro, poi sul mancino, arriva a chiuderlo Martinelli, bravo in questa situazione Martinelli, Leo, di nuovo Martinelli, Cerretelli, controllo di Cerretelli che poi lancia verso Castellani, arriva Santucci a dare il pallone proprio a Castellani. Castellani punta due avversari, poi va sul destro, vede l'inserimento a destra di Pucci, ha servito Poli, adesso Cerretelli. Castellani è stanchissimo, ha speso molto
l'ex Folgore Caratesi, adesso guadagna comunque la rimessa laterale. Controllo da parte di Marco Leo che lancia all'interno dell'area di rigore. Pucci, Burezza, la respinta da provvidenziale da parte di Gallo. Altra occasione, stavolta si oppone a Burezza, il portiere ospite. È stato buono l'assist di Poli per Burezza, da sinistra, provato a calciare, trovando l'opposizione di Gallo. Settimo corner per lo Scandicci. Tanto c'è un giocatore a terra nella formazione ospite, proprio nei pressi della linea di fondo. Vedremo di chi si tratta, potrebbe trattarsi di Antonelli, che non vediamo schierato, ma forse no, Antonelli è in piedi. Vedremo più tardi chi è il giocatore del finale ligure rimasto a terra, perché adesso è stato accompagnato a bordo campo. Si tratta di Enrico Conti, il terzino destro, accompagnato a bordo campo, sarebbe già pronto per entrare in campo, ma ovviamente ci sono i soccorsi da svolgere. Attenzione al corner, allontana Gallo, recupera la sfera lo Scandicci con Burezza, che ha dato a Cerretelli, cross di Cerretelli, allontanato Poli. Arriva ancora Poli, batte lui la rimessa laterale, anzi lascia l'incarico a Pucci. Leo per Castellani, intanto Santucci in tackle, è intervenuto ai danni di Scarrone, ma si continua a giocare, si alza senza difficoltà Scarrone, allontana Ferrara. Meacci protegge il pallone che termina oltre la linea laterale, nonostante il pressing di Virdis. Meacci ha battuto la rimessa per Martinelli. Leo, sterazzata di Leo, che poi lancia verso Castellani. Conti ha dato all'indietro in modo non volontario, e così può intervenire con le mani Andrea Gallo, che blocca a terra, interrompe quest'altra iniziativa dello Scandicci, mentre sono pronti altri due cambi nella squadra ospite. Potrebbe trovare spazio il giovanissimo classe 2001 Alessandro Buonocore, in età per giocare tra gli allievi. Doppio cambio operato da Pietro Butto, vedremo chi sarà a lasciare il campo. Esce Ferrara, non ha ancora tolto la casacca Buonocore, comunque dovrebbe essere lui il giocatore ad entrare in campo. Viene svolto subito anche l'altro cambio, togliere la casacca anche Omar Leo. Esce Gianmaria Genta. Il finale sostituisce il numero 3 Ferrara con il numero 14 Buonocore. Sono quattro i cambi operati anche da Pietro Butto, continuano tre giocatori liguri di riscaldamento, c'è ancora una sostituzione a disposizione per la formazione ospite. Adesso Capra dà all'indietro per il neo entrato Leo, recupera Poli, Meacci. Ed il numero 11 recupera la sfera adesso lo Scandicci, ma la riconsegna a Capra. Leo è attaccato dal neo entrato Buonocore. Chiedono subito grande personalità per il classe 2001 del finale ligure, che lotta subito con un esperto
giocatore come Leo cerca subito di farsi rispettare. Il controllo di Burezza, che calza verso l'area di rigore, si alza la bandierina dell'assistente. Comunque il pallone viene controllato da Omar Leo, che se lo porta oltre la linea laterale, quindi rimessa per lo Scandicci. Si propone Burezza sulla destra, è servito dalla rimessa di Pucci, colpisce di testa Omar Leo, mette di nuovo in fallo laterale, ancora rimessa per lo Scandicci. Lunga rincorsa da parte di Leo, propone il pallone all'interno dell'area, allontanata dall'intervento di Scarrone, poi sbagliato il passaggio in direzione di Moriconi. Può ripartire il finale ligure con Roda. Lancio di Roda, passa il pallone, interviene Meace e poi consegna un pallone piuttosto scomodo a Nigro, rinvia comunque Nigro. Buonocore si scontra con Burezza, c'è fallo secondo il direttore di gara da parte del numero 16 di casa e quindi guadagna la punizione Buonocore. Punizione affidata a Alfredo Saba. Siamo al 40esimo, quindi tra poco sarà il momento di indicare il nostro migliore in campo di TV Prato. Capra in becca Virdis, che poi dà all'indietro per Omar Leo, recupera palla allo Scandicci, lancio di Pucci lungo per Santucci, interviene Antonelli che con una finta si libera di un avversario, poi lancio di Saba a sinistra, recupera palla il finale ligure, Conti per Figone, recupera palla Meacci, Moriconi, il lancio in avanti, arriva Castellani, controllo di Castellani, torna indietro Castellani, subisce fallo. Intanto è il momento di indicare il nostro migliore in campo e allora è inquadrato dal nostro Emanuele Meoni Niccolò Antonelli, il difensore centrale del finale ligure, davvero protagonista di una grandissima prestazione. Adesso è appostato al limite dell'area di rigore, prenderà in consegna Castellani, anzi nella difesa a zona, comunque difenderà la sua zona di competenza, allontana di testa Scarrone, poi con il mancino Poli, palla di poco sopra l'incrocio dei pali, ha rischiato anche in questa situazione la difesa ospite. Dicevamo di Antonelli, davvero grande prestazione per il difensore centrale, ha svettato su ogni pallone di testa con gran senso della posizione e ha trovato anche il gol che ha consentito e che sta consentendo di ristabilire le due lunghezze di vantaggio la squadra di Pietro Buttu. Intanto mette il pallone in fallo laterale Saba, la rimessa viene lasciata a Michael Pucci, si propone Santucci e poi però si allontana, non si intendono i due. Mani nei capelli per Alessandro Grandoni, ancora tanto da lavorare durante la pausa per il tecnico che ha lavorato a lungo nel settore giovanile della Fiorentina e che adesso ha la sua prima esperienza alla guida di una prima squadra, per lui che è stato giocatore professionista, ricordiamo ovviamente con le maglie della Sampdoria, del Livorno. Controllo da parte di Leo, che poi chiama in causa Moriconi, lancio di Moriconi, è ben posizionato Conti, si scontrano Poli e Roda, rimessa laterale in favore del finale ligure. Quasi 43 minuti sul cronometro, 3-1 il vantaggio per la squadra giallorossa. Tanto chiede il fallo Castellani, prova a sprintare Santucci, è costretto a uscire fuori dall'area Gallo, il rinvio diventa un assist per Virdis, ben posizionato Meacci. Meacci che dopo l'errore che ha consegnato l'opportunità per realizzare il 2-0 a Capra, comunque non ha demeritato e la sua esperienza tornerà sicuramente comoda allo Scandicci nel girone di ritorno alla ricerca della salvezza. Scandicci dovrà cercare di fare risultato anche nella difficile trasferta di Lavagna di venerdì prossimo, il recupero per la partita rinviata la scorsa settimana. Intanto
l'ultimo a toccare probabilmente è stato Pucci, è così, e quindi la rimessa è in favore del finale ligure. Senza fretta, adesso Scandicci fatica ad andare alla ricerca del pareggio, o meglio alla ricerca della rete che riaprirebbe il match. Scarrone all'indietro per Gallo, controllo di Leo, controllo con un braccio, calcio di punizione per lo Scandicci, batte rapidamente Burezza, c'è Retelli agganciato in modo irregolare da Sava, c'è calcio di punizione, gara che adesso diventa spigolosa, è stata fin qui comunque molto corretta. Sono soltanto quattro gli ammoniti, di cui uno per simulazione. Attenzione al pallone che viene controllato da Santucci, da destra per Poli, Poli prova a crossare, chiama la palla Gallo, viene anticipato però da un compagno, adesso Poli lotta con Buonocore, va giù Buonocore, e si è scontrato con Poli, si è sentito forte dalla tribuna l'urlo di Buonocore, lo vedete a terra che rotola chiamando in causa l'intervento dei soccorsi del massaggiatore. Speriamo non si tratti di niente di grave per il giovane 2001, che comunque adesso si rialza, probabilmente deve aver sentito il colpo con il freddo, niente di grave fortunatamente per lui. Un 2001 che non manca di personalità. Siamo quasi al 46esimo, arriva soltanto adesso la segnalazione del recupero, si giocherà per 6 minuti. Meacci scivola, Pucci, Capra guadagna il fondo e crossa verso il secondo palo, non raggiunge la sfera Roda, la raggiunge, la rincorre Virdis. Virdis, intanto un po' di tensione tra la panchina dello Scandicci e quella del finale ligure, probabilmente deve essere volata qualche parola nei confronti di Alessandro Buonocore, che aveva urlato davvero tanto nell'occasione precedente, probabilmente qualcuno della panchina dello Scandicci non ha gradito, allora è arrivata una parola di troppo. Comunque tutto ricomposto, mancano quasi 4 minuti alla fine della partita e la formazione di Pietro Buttu sta conducendo per 3-1 e preside adesso la metà campo dello Scandicci. Capra, gran giocata da parte di Capra che serve Leo con il mancino, mette al centro, chiude Martinelli e fa ripartire lo Scandicci, l'altro Leo, Marco Leo, è affrontato da Buonocore, guardate che personalità il classe 2001, va a sfidare Leo, esce con i piedi fuori dall'area Gallo. Pucci, Burezza con il mancino, lancia Santucci, di testa Santucci per Castellani, allontana Scarrone, Santucci forse trattenuto, tutto regolare per il direttore di gara, colpito duro anche Poli che finisce a terra sull'intervento di Saba, si continua a giocare perché lo Scandicci era rimasto in possesso di palla, adesso Saba mette in fallo laterale per favorire i soccorsi da parte staff sanitario dello Scandicci. Intanto abbiamo visto una spinta ai danni di Burezza, che era andato a dire qualcosa a Saba, nervosismo palpabile in queste battute finali, nervosismo che riguarda principalmente lo Scandicci ma anche gli ospiti. Intanto pallone restituito, Antonelli lo soffia a Castellani prima che lo consegni agli avversari, adesso Virdis fermato molto bene da Pucci, uno dei migliori dei suoi insieme a Gori, insieme anche a Castellani che si è dato tanto da fare sul fronte offensivo. Il lancio viene ben letto da Scarrone che allontana Moriconi,
Santucci attaccato da Conti, buona giocata di Santucci, poi arriva Moriconi che tenta di guadagnare il fondo, forse c'è fallo ma resta in possesso di palla Moriconi, dà all'indietro Leo, si coordina Leo per calciare, palla decisamente sopra la traversa, un minuto, anzi due minuti alla fine del recupero. Intanto Grandoni se la prende con la panchina ospite, che contrasto duro ha reso la partita più nervosa negli ultimi minuti. Calcio di punizione affidato a Marco Leo, non si arrende lo Scandicci, anche se adesso segnare due reti in 90 secondi diventa un'impresa praticamente impossibile. Allontana Omar Leo, Meacci consegna a Castellani il tiro di... si tratta di Cerretelli, parato a terra da parte di Gallo. Al quinto minuto di recupero, ancora pericoloso lo Scandicci. Prova l'anticipo Pucci su Capra, Capra recupera il pallone, subisce fallo e riesce anche a servire Virdis. Vero, gran partita anche da parte di Edoardo Capra, insieme a Genta e Virdis, ma anche Lala è stato protagonista di una partita davvero spettacolare. Adesso guadagna la rimessa laterale e a questo punto le squadre aspettano soltanto il triplice fischio, 30 secondi. Allo scadere del recupero, Conti cross al centro, controlla Virdis, prova a girarsi, lo ferma Leo che poi allontana, protegge la sfera, l'altro Leo, Omar Leo, per la rimessa laterale che è in favore del finale ligure. Il tempo è quasi scaduto, guarda l'orologio il direttore di gara, mette il fischietto in bocca, eccoli qua i tre fischi, il finale ligure, spugna il Turri e si prende tre punti importantissimi in chiave salvezza. Esce ancora battuto lo Scandicci che nelle ultime sette gare non ha guadagnato neppure un punto, servirà un'impresa sul campo di Lavagna, ma servirà indubbiamente la sosta natalizia per integrare al meglio i nuovi arrivi e lavorare con mister Grandoni per tentare la salvezza, la rincorsa alla salvezza nel girone di ritorno. Da Cosimo Di Bari al microfono e da Emanuele Meoni alle riprese un ringraziamento per averci seguito e come sempre l'appuntamento per seguire il calcio dilettanti è su TV Prato.